una serata da mettere nel, nella bacheca dei ricordi. Si vive per queste partite, per queste finali. La Bugliese in maglia bianca con calzettoni granata contro la Gradese in maglia completamente, tenuta completamente rossa. Si giocano stasera la finale di prima categoria. Mentre attenzione alla Bugliese, prova a piazzarla Marcuzzi, sottiro abbondantemente oltre la traversa della porta difesa da Corbatto. Parte della Gradese, occhio al rilancio che mette a tu per tu con il portiere, proprio Marcuzzi. Volevano il fuorigioco i difensori della Gradese, non era dello stesso avviso l'assistente del signor Bignucolo, e in ogni caso Marcuzzi si è mangiato un gol a tu per tu con il portiere Corbatto. Altra scodellata a cercare la testa di Biancotto, il colpo, l'incornata del giovane Collinare non trova la porta. Bugliese è in attacco con Marcuzzi che si invola sul lato di destra. Partita, un cross interessante, esce, smanaccia di pugno Corbatto. Molinaro, bello il suo passaggio verso Marcuzzi che entra in area di rigore, fa partire un cross, un tiro cross da parte di Marcuzzi, la palla sibila alla destra del palo della porta di difesa da Corbatto, e quindi sta dirigendo bene, grande il lancio di Voltan per la Bugliese, il pallone sui piedi di Davide Marcuzzi, indisturbato, un rigore in movimento ed esplode la gioia dei tifosi della Bugliese al 42esimo. Bugliese 1, Gradese 0, Marcuzzi. Mancano ancora un paio di minuti al termine del... Occhio, occhio alla Gradese però, Giolo prova a rispondere subito, il suo sinistro però è smorzato dalla difesa. Mentre traversa, stavo, in realtà stavo verificando due dati, cioè una traversa presa dalla Bugliese su tiro dalla tre quarti, un'emozione. Giolo filtrante verso Dehan, anzi scusate, verso Marin, ma e poi c'è anche il tentativo da parte di, dello stesso Giolo. Il lancio a cercare Giolo nel cuore dell'area Bugliese. Giolo, controllo e tiro a giro. Sulla traiettoria c'era Celotti che ha controllato e ha chiuso sul primo palo. Baldassi, uno stop, mentre poi scivola il giocatore, deve intervenire ancora il portiere Celotti, anche perché ha provato ad approfittare Dehan della scivolata sul terreno di gioco. Bravo portiere Bugliese, e questo è un calcio di rigore. Calcio di rigore per la Gradese, intervento scomposto sul cross, era in area con la mano di richiamo. Dehan contro Celotti, Celotti para! Indovina l'angolo e para con il recupero. Occhio Biancotto, Biancotto prova ad approfittare, però qui è bravo Corbatto, può far dormire sonni tranquilli a mister Veriti. Occhio a Giolo sul sinistro, Giolo pericolosissimo, cross sulla testa di Giolo che si gira, dà la giusta traiettoria alla palla ma non la necessaria potenza. Il fischio del signore Bignucolo, mentre occhio a Biancotto, tu per tu col portiere,